Sì? Dai, c'è qui Dottor Bottic per lei. Le dispiace smetterla di stringersi il naso e ricominciare da capo? C'è qui il Dottor Montague per lei. Oh, grazie, lo faccio accomodare. Dottor Montague, grazie di essere venuto. Sono un po' in ritardo, mi scusi, mi ci è voluto più del solito per completare il mio giro stamattina. La prego, si sieda. Grazie. Dottor Montague, sono alquanto perplesso. Sì, dottor Thorndike. Stavo guardando alcune di queste cartelle cliniche e di quando in quando ho riscontrato il caso di un paziente che si comporta in modo razionale e normale. Zachary Cartwright III, per esempio. Risulta che la sua famiglia paga $12,000 al mese al nostro istituto e secondo la sua cartella avrebbe dovuto essere dimesso da mesi. Beh, queste cartelle cliniche sono in realtà così sommarie. Non riescono a dare un quadro esatto delle condizioni del paziente. Cartwright ne è un tipico esempio. Un momento può essere perfettamente razionale e lucido e a un tratto incomincia a dare i numeri. Le dispiacerebbe se lo esaminassimo insieme? È qui. Qui, fuori dalla porta. Perché? Mi dovrebbe dispiacere. Dopotutto è lei il direttore. Può esaminare chiunque voglia. Per favore, faccia entrare il signor Cartwright. Grazie. Salve, signor Cartwright. Si accomodi. Lei conosce il dottor Montague, non è vero? Salve, dottor Montague. Salve, Zach. La prego, si siede. Mi dica, signor Cartwright, lei sa perché è qui all'istituto? Sì, venni portato qui 2 anni fa. Avevo una forma di esaurimento nervoso. Accusavo dolori acutissimi al collo e sognavo sempre lupi mannari. Lupi mannari? Lupi mannari. E nei 2 anni che ha passato qui, sente di avere fatto dei progressi? Oh, quei dolori non li ho avuti mai più. E da circa 6 mesi non sogno più un lupo mannaro. 6 mesi trascorsi da quando ha sognato l'ultimo lupo mannaro. Mi dica, signor Cartwright, francamente, se lei oggi stesso riprendesse una normale esistenza, crede che potrebbe vivere in modo sano, normale, felice, equilibrato? Oh, suppongo di sì, mi sento benissimo. Che c'è? Che le prende? Che cos'ha? Mi è appena tornato il dolore. Lo vede quanto è imprevedibile. Mi aiuti a metterlo qui, sul divano. Ecco, si sieda qui, signor Cartwright. Appoggi la testa e respiri profondamente. Cerchi di rilassarsi, si rilassi. Ci proverò. Questo dolore improvviso, che non aveva provato per così tanto tempo, è riapparso improvvisamente senza alcun motivo apparente. E non so cosa sia. Oh, strano, strano. Credo che il dolore mi stia passando. Oh, bene, ora. Respiri forte. Ora mi sento bene. Cosa c'è? Cartwright, ora è dall'altra parte. Sì. Su, mi faccia vedere. Sì. Mi lasci esaminare. No! Sto solo cercando di aiutarla. Cartwright! Non ci capisco niente. Neanche io riesco a capirlo. Si rilassi, via, si rilassi, si calmi. Mi lasci. Cartwright, sto solo cercando di aiutarla. Si rilassi. Vada via! Si rilassi! Ha una crisi violenta. Non lo so, non lo so. Si rilassi, sta. Aspetti, Cartwright. No! Cartwright! No! Si calmi. Tu prendi il prendetelo di peso, presto. Arrivederci, Zach. Riportatelo nella sua stanza. Dategli un sedativo. Bene. Una bella dose abbondante. Oh. È triste. Non avevo mai visto niente del genere. E sembrava stesse così bene. Lo so. È molto triste. È una cosa che stringe il cuore. Sì. Ricominciano quei bagliori. Bagliori? Sì, sono cominciati stamattina ed eccoli di nuovo. Sembrano provenire da qualche parte al primo piano. Sì, dall'ala nord. Stanza 35, mi sembra. Non lo fa più. Chi c'è in quella stanza? Un paziente di nome Brisbane. Brisbane.